Mi darebbe una spuntatina a destra? Certo. Un bonsai ha bisogno ogni giorno di cure, attenzioni e amore, proprio come te. Da più di 25 anni Allied Solus è ricerca, prevenzione e tutela dei diritti. Aiutaci a dare un taglio alla disinformazione sull'HIV. Il 29, 30, 31 marzo nelle piazze italiane loro ci saranno. E tu? Direi che ci siamo. La squadra di basket dell'ACMAR Ravenna è stata accolta oggi in comune per celebrare la vittoria della Coppa Italia e il matematico primo posto in campionato, con conseguente accesso ai play-off come favorita. Traguardo sportivo importante per la città, che dal 97, anno dell'ultimo trofeo della pallavolo, non portava a casa un premio così importante. Proviamo a puntare al grande slam, a vincerle tutte e tre. Ma adesso, a parte gli scherzi, vuol dire che le cose stanno andando bene, speriamo di finire bene. Ecco, un primo posto che vi assicura una buona posizione ai play-off, probabilmente. Questo sicuro, perché ci permetterà di fare in ogni occasione l'eventuale bella qui a Ravenna. Quindi è un risultato molto importante. I ragazzi sono pronti, hanno la giusta tensione? I ragazzi sono prontissimi. Adesso abbiamo la fortuna di poter per queste 5 partite riposare, ricaricarci e poi fare il rush finale. Diceva prima che ha ricevuto i complimenti anche di una squadra molto importante come l'Armani Jeans, ecco. Sì, ci hanno mandato un fax con i complimenti ed è stato motivo di grande soddisfazione. Un po' perché io da piccolo ero tifoso dell'Armani Jeans, quindi insomma, della loro cimenta. Oltre alla Coppa Italia ha un valore anche importante per la città di Ravenna questa posizione, questo traguardo raggiunto. Penso di sì, perché come ho sentito prima erano 17 anni che non vinceva niente Ravenna, quindi non è una gran cosa, però insomma è pur sempre, chiamiamolo, un campionato nazionale. Il raggiungimento di una stagione straordinaria fino a questo momento, vincere 22 partite su 25 più una Coppa Italia alla grande, dimostrando una grande forza, una grande compattezza del gruppo. Non posso essere che orgoglioso di questa situazione. Speriamo nei play-off di non cadere nei guai, soprattutto perché il problema saranno gli infortuni e la gestione dei momenti un po' particolari. Speriamo che tutto ci gira dal verso giusto, questa è l'unica incognita vera, perché sul campo abbiamo dimostrato di essere competitivi con tutti, quindi non ci spaventano gli avversari, ma siamo solo spaventati dalle cose che non si possono prevedere, diciamo così. Sono contento perché è un gruppo che quando si accendono le sfide tendono sempre a fare una prestazione migliore possibile, e questo l'abbiamo visto in Coppa Italia, l'abbiamo visto tutte le volte che abbiamo incontrato le squadre forti, che non siamo mai venuti a meno. Ribadisco, l'unico problema sarà essere con tutti i soldatini pronti per affrontare i vari impegni che si troveranno volta per volta. Nicola Mariani per Ravenna Web TV.